Per la frolla utilizzeremo 250 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato che ho già aggiunto in questo impasto, 125 g di burro tirato fuori dal frigo, leggermente ammorbidito ma non sciolto, deve essere comunque malleabile, e un uovo, 50 g di zucchero semolato e un cucchiaino di cannella. Due mele della varietà Golden, perché sono particolarmente dolci e sono adattissime a questa preparazione. La scorza e il succo di un limone biologico. Inoltre ci servirà una teglia di questo tipo, perché così realizzeremo le nostre mini porzioni in modo molto semplice. Iniziamo subito la preparazione. Iniziamo tagliando le mele a pezzettini abbastanza piccoli, vi faccio vedere come devono essere di questa dimensione. Ok, per facilitare la cottura. Quindi ho già aggiunto la scorza del limone, aggiungiamo a questo punto il succo del limone, spremendolo direttamente. Se cadono dei semi, raccogliamo chiaramente. Quindi la cannella e lo zucchero. E diamo una bella mescolata. A questo punto lasciamo questo composto riposare finché non avremo finito di lavorare la nostra frolla. Eccoci pronti a lavorare la frolla, vi ricordo 100 g di zucchero, 250 g di farina 00, 125 g di burro e un uovo. Andiamo a impastare velocemente e formiamo un panetto, quindi metteremo a riposo nella pellicola trasparente per almeno mezz'ora in frigorifero. Dopodiché inizieremo la lavorazione. E in appena 2 minuti di lavorazione, questo è il risultato. Come vedete, è plastica. Ora la rivestiremo con la pellicola trasparente e quindi mezz'ora in frigorifero. Trascorsa la mezz'ora in frigorifero, eccoci pronti a stendere. Quindi ci servirà un mattarello, della farina per aiutarci, chiaramente perché questa è una frolla abbastanza frolla, nel vero senso della parola. È un po' complicata, quindi aiutatevi con un po' di farina. Utilizzeremo per tagliare dei dischi del diametro di 10 cm e di circa 8 cm, uno per la base e uno per la copertura. Iniziamo subito. Per questa stesura mi avvalgo dell'aiuto di mia madre, che è un'esperta di frolle. Questo è il disco di sotto, mi raccomando, stendetela non troppo sottile perché altrimenti sarà impossibile lavorarla. Già che ci sono, faccio vedere che Alla fine abbiamo utilizzato una coppa pasta leggermente più grande in modo da avere del margine, che poi andremo anche ad eliminare, non è un problema, però dobbiamo riuscire a ricoprire tutta la superficie in modo che siano più abbondanti come ripieno. Quindi utilizzeremo questo, che è un coppa pasta che si utilizza per fare i ravioli di solito, insomma i panzerotti. E in questo caso è da circa 12 cm di diametro, quindi utilizzeremo questo per la parte bassa e questo da 10 cm per la copertura. E continuiamo quindi così a stendere fino a ricoprire tutta la nostra teglia. Iniziamo quindi a riempire quelli che abbiamo terminato. Cerchiamo di non pescare il succo perché è basta così. controproducente per la cottura. Andiamo Basta così. sulla seconda. Ok, quindi andiamo a chiudere. E cerchiamo di creare un bordino. Ci Ti può dà stare? fastidio quello lì? Sì. Va bene, qui lo Siedi lì. sto già afferrando all'altro. Poi prendo un coltello a punta. Una volta ultimato, creiamo il camino. Insomma, questo non Non ci ha fa fatto niente, tanto bene. intanto conferma così. Creiamo quindi il camino in questo modo. Basta, non fammi vedere altro, mi E serve una sola continuiamo cosa. fino a ultimare tutto il composto. Ultimiamo la decorazione in questo modo, premendo leggermente con il manico della rotella da taglio,
E questo è quello che otteniamo. Andiamo quindi in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Forno con calore dal basso, ventilato, ma mi raccomando, controllate sempre perché ogni forno ha le sue caratteristiche di cottura. Ecco le mini apple pie appena sfornate. Nel mio forno la cottura ha richiesto circa 26 minuti, quindi verificate anche il vostro perché chiaramente dipende sempre dalla forza del forno. E ora non ci rimarrà che lasciarle raffreddare nella teglia, quindi quando saranno abbastanza sode sfornarle, cioè sformarle dalla teglia e ricoprirle con uno strato di zucchero a velo e andare ad assaggiare. Ed ecco le nostre mini apple pie pronte e spolverate con lo zucchero a velo. Ve ne faccio vedere una da vicino. Guardate che meraviglia. Sono carinissime e hanno un profumo incredibile. Non ci rimane che andare all'assaggio. Ed eccoci all'assaggio. È friabile. Beh, devo riprendere da dentro perché merita davvero. Guardate che meraviglia. E ha un profumo incredibile, un profumo davvero incredibile. Assaggiamo la confettura. Ottima, ottima. Mettiamo la frolla. Wow, è friabilissima, è buonissima. Provate questa ricetta, è un piccolo pasticcino che dà veramente tanta soddisfazione. Buon appetito!